anche congelarlo. Ah, anche la torta pasqualina, se volete, potete congelarla. Quindi potete anche farla prima e mangiarla il giorno di Pasqua. Potete anche metterlo in uno stampino, in modo da con sotto la carta trasparente, la pellicola, in modo che poi potete anche dargli una forma. Se Davide ce l'hai gli ingredienti, eccola qua. Non ci arrivo a leggere. Allora, questa è una dose abbondante, ovviamente, è 400 di tonno, due scaloni, 300, cioè, questa è il doppio di questa praticamente. Quindi qua ce n'è tantissima. Quindi questa ricetta che vi ho scritto è il doppio. Capperi di salati, il limone che ho spremuto e peperoncino. Ecco fatto. Io ho concluso la mia lezione di cucina. Spero che si sia capito e sentito tutto bene. Qualcuno? Allora, se qualcuno ha qualche domanda, è giunto il momento delle domande. Adesso ci Paola, sei. stai però la voce. Allora, Ci stiamo confrontando. Alessandra, a parte che mi viene da piangere, come quando torni dalla costa, Quello con un pezzino. non voglio più vedere niente, perché cosa ci può venire in mente adesso? Ci vengono in mente le nostre assemblee dei soci fondatori, che facciamo regolarmente, le nostre, il direttivo, chiamiamolo, attorno alla tua tavola imbandita con queste cose meravigliose. Io ho notato la tua agilità, l'agilità quando tagli, quando tiri fuori, quando Non è metti. tua. Sei incredibile, grazie Ale, sei stata una maga, hai fatto le alchimie. Grazie a voi. Se ci fermeranno mentre veniamo da te, diremo che stiamo andando alla farmacia dei Sani in via Chiassi 10. Grazie. Grazie a voi. Alessandra, mi senti? Ecco, Sì. no, c'è ancora qualche domanda, per cui almeno una domanda. Dunque, Riccardo Rivara mi chiede se la consistenza è quella del patè di tonno. Sì, non è più, il patè è più cremoso, ma la consistenza più o meno è quella. Sì, più o meno è quella. Un po' più cremoso il patè, però. Deve essere più, perché è tutto molto più tritato. Allora, lo stesso chiedo un possibile aperitivo ad affiancare a questo antipasto, ovviamente quello che non possiamo fare adesso, sostanzialmente, almeno in compagnia. Posso bere un bicchierino di vino bianco, se volete. Del bianco, ma come antipasto, ecco, questo è un bianco.
La del bianco fermo anche con bolle. Bianco fermo. Bianco fermo di luni. Davide sta cercando le domande o... Abbiamo perso un sotto? Cioè, è una tragedia se non abbiamo il direttore artistico, eh? No, no, ci sono. No, non ci, stavo dicendo, non ci sono più domande a quanto pare, quindi possiamo chiudere la nostra trasmissione innovativa, almeno per quanto ci riguarda, e ci possiamo vedere quindi mercoledì con Titti Castrini, che seguirà un concerto con pianoforte e fisarmonica, se tutto andrà per il meglio. Sempre, l'orario è sempre alle ore 18.30. 18.30, in questo caso sul Disanima Live TV, che è l'altro canale, quello che trovate in rosso nel nostro programma. Alessandra, a te i saluti. Saluti a tutti e grazie. Saluti. Chiedetemi la ricetta che ve la mando con WhatsApp. Grazie. Grazie a tutti. Ciao. Ciao a tutti. Ciao anche a voi.